Bene, bentrovati a tutti i web spettatori di TV Radicale. Dovete veramente perdonarci per questi 20 minuti di ritardo, ma purtroppo abbiamo avuto dei gravi inconvenienti tecnici dovuti all'aggiornamento all'ultima versione di Skype. Questi problemi sembrano essersi risolti, quindi senza indugi passiamo subito alla presentazione dei nostri ospiti e favoriamo l'ingresso del video. Potete vedere da sinistra verso destra Sergio D'Elia, segretario di Nessuno Tocchi Caino, e Paola Marchetti dell'Associazione Ristretti Orizzonti e il dottor Stefano Anastasia, che è stato tra i fondatori dell'Associazione Antigone e credo che anche attualmente abbia un incarico in associazione, giusto dottore? Niente, è caduta la comunicazione. Bene, comunque andiamo avanti perché ritornerà in diretta. Il titolo di questo speciale che abbiamo voluto fare su TV Radicale è Giustizia e Carceri. È uno speciale che è chiaramente legato all'iniziativa non violenta promossa da Marco Pannella dei Radicali, prima firmataria Rita Bernardini, con lo sciopero totale della fame e della sete per il giorno 14 agosto. Per cosa? Per chiedere la convocazione straordinaria del Parlamento italiano e per dare soprattutto voce alle parole autorevolissime del Presidente della Repubblica, che ha definito la questione giustizia e carceri una questione di prepotente urgenza sul piano costituzionale e civile. Ecco, ciò detto, veramente bando alle ciance, introduciamo subito l'argomento facendo parlare proprio Sergio D'Elia per spiegarci meglio il senso di questa iniziativa. Nella tua introduzione già l'hai sintetizzata, noi stiamo cercando di rendere non clandestino il pensiero del Presidente della Repubblica, che in un convegno organizzato al Senato, promosso dal Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito e in particolare voluto da Marco Pannella, che ha accolto la sua proposta, è stata accolta poi dal Presidente del Senato Schifani e che ha visto la presenza di autorevoli giuristi, operatori del diritto, Presidente della Corte di Cassazione e il Presidente della Repubblica, che in quell'occasione ha pronunciato delle parole che sembravano essere provenire dalla bocca di un radicale storico, perché la sua analisi sullo stato della giustizia nel nostro paese e non soltanto delle carceri, che sono solo un'appendice dell'emergenza primaria, che è quella diversa la giustizia nel nostro paese. Beh, quelle parole sono state ascoltate attraverso Radio Radicale, sono state ascoltate dai numerosi centinaia presenti nei due giorni di convegno nella sala Zuccari del Senato, ma non è stato quel punto di vista autorevolissimo del garante, del supremo della Costituzione, dei diritti umani del nostro paese, beh, quelle. Ecco, Sergio. Si è bloccato il collegamento. Ecco, questo invece è un problema che riguarda tutta la nazione. Il problema di banda, della banda larga in questo paese, che purtroppo è quello che è. Sergio si collegava da Santa Cesarea Terme, una località in provincia di Lecce, e aveva problemi con la DSL. Paola, se vuoi continuare te il discorso di Sergio, intanto che Sergio ritorna. Sì, il punto è che purtroppo il Presidente della Repubblica, io quando lui ha pronunciato il discorso ero all'estero, quindi non l'ho sentito, però leggendolo mi rendo conto che è stato molto puntuale e ha lanciato delle accuse ben precise. Il dramma è che purtroppo questo discorso non è stato sufficientemente valorizzato e messo, diciamo così, non è stato abbastanza pubblicizzato, nel senso che i media ne hanno parlato pochissimo. Non hanno sottolineato, leggo qui un articolo di Walter Vecellio del 1 agosto che dice proprio che malgrado il Presidente sia stato molto puntuale nelle sue accuse e anche insomma molto duro nel suo discorso, molto preciso,
è passato quasi sotto silenzio, comunque ci è voluto un bel po' di giorni perché venisse pubblicizzato. Quindi è sintomatico di un disinteresse generale rispetto a questi temi. Io capisco che lo share o comunque la cala nel momento in cui si parla di certi temi, però comunque sono temi che bisogna portare all'attenzione anche della pubblica opinione, insomma, perché altrimenti l'opinione pubblica si fa un'idea completamente sbagliata di quali sono le problematiche che ci sono, insomma, all'interno delle carceri. Noi ci occupiamo di informazione da sempre, Ristretti Orizzonti si occupa solo di informazione fondamentalmente, poi vabbè, facciamo anche molti altri progetti, però il nostro obiettivo è l'informazione. Ci rendiamo conto che per bucare, per riuscire a portare... Sì, Sergio, un attimo solo, stava completando Paolo un suo pensiero, poi ti ridiamo la parola. Okay. Se noi vogliamo che... che si sensibilizzi rispetto a questi temi la pubblica opinione, bisogna che i media ne parlino, anche se l'ascolto può calare un momento, però insomma la tragedia, insomma, di questo paese rispetto alle carceri, oltre al disinteresse della classe politica rispetto a questi temi, è anche proprio il completo cancellamento quasi dalla pubblica opinione di questi problemi, insomma, ecco, come se non fossero problemi di tutti. Questo io credo che sia... Ecco, Sergio, quello che sottolineava Paola era proprio questo, cioè il fatto che non sia stata data alcuna ridondanza mediatica, alcuna informazione quasi su quello che è stato il messaggio del Presidente della Repubblica all'interno del convegno promosso dal Presidente Schifani. Qual è la tua opinione in merito? Sappiamo che più in generale noi radicali contestiamo una latitanza dell'informazione su tutti i temi, ma soprattutto su quello della giustizia in questo periodo estivo. C'è la campagna Informerai proprio perché non dico tutta l'informazione, ma il servizio pubblico, quello che dovrebbe svolgere un servizio appunto pubblico di informazione, latita in generale su tutto, ma in modo particolare sui temi della giustizia e delle carceri. No, ma infatti quello che sono d'accordo con quello che dicevo prima, è sufficiente che qualcuno, in questo caso il qualcuno, diciamo, è il primo cittadino del nostro paese, pronunci parole radicali perché divenga, come accade di solito ai radicali, immediatamente clandestino. E questo è il problema. Dicevo anche, non so fino a che punto mi avete sentito, che certo c'è l'obiettivo che tu ricordavi, nel momento in cui il nostro paese attraversa una crisi enorme, che si dice essere mondiale e quindi anche nostrana, e dal punto di vista finanziario, con l'enorme debito pubblico che ha sbattuto tutti i record, credo siamo vicino ai 120 mila miliardi di debito pubblico, di record della storia della Repubblica, e il debito giudiziario che registriamo, che è tra i più gravi e non recenti nella loro gravità, della giustizia, il debito giudiziario, cioè i circa 10 milioni di processi pendenti, sia nel settore penale, compreso diciamo settore penale e civile, e la tragica situazione per cui non viene resa giustizia, non viene amministrata giustizia nel nostro paese, per cui sia che si tratti dell'autore di un reato, sia che si tratti della vittima di quel reato, non c'è un tempo certo, anzi c'è certezza assoluta sui tempi della resa di giustizia. Questo è un problema grave, che ha poi la sua appendice carceraria con i circa 70.000 detenuti stipati in posti dove al massimo, in termini secondo regolamento, dovrebbero starne 42.000-43.000. Ebbene, il Presidente della Repubblica ha detto che questa situazione è una situazione, come dire, incompatibile con norme internazionali, con norme europee, e lui ha detto esplicitamente con il dettato costituzionale. Quindi l'Italia
Mattino della Repubblica si trova in una situazione di violazione patente dello, diciamo, dei fondamenti costituzionali, e non soltanto, ripeto, l'articolo 27 della Costituzione che tratta della situazione di pene, eccetera, ma anche così a lungo che sì, Sergio, hai avuto... sì, adesso ti sentiamo, c'è stato un problema di banda. Se vuoi concludere il tuo pensiero, scusa perché non si era sentito l'ultima parte, l'ultima frase. No, ho detto semplicemente che il Presidente della Repubblica, da primo cittadino italiano e supremo garante della Costituzione, lui stesso ha rilevato che la situazione nelle carte, situazione dei tribunali italiani non corrispondono al dettato costituzionale, però avendolo detto in maniera così chiara e radicale nessuno lo ha potuto ascoltare, è diventato clandestino, come di solito clandestine sono le parole proferite dai radicali. Bene, dottore Anastasia, qual è la sua opinione in merito a quello che finora è stato detto, un po' la latitanza dell'informazione, il messaggio del Presidente della Repubblica e questa giornata di mobilitazione straordinaria non violenta? Ma io sono molto d'accordo con le cose che sono state dette finora. Devo dire che il problema dell'informazione è il problema in genere della cultura istituzionale in questo Paese, che ha a che fare molto evidentemente con le battaglie di legalità dei radicali, nel senso che in questo Paese qualsiasi cosa, non solo le importanti affermazioni del Presidente della Repubblica, ma anche le Pronto dottore, mi sente? No, deve essere caduta la comunicazione. No, si sta riavviando. Oggi veramente paghiamo tutti i costi dell'assenza di banda larga in Italia, li stiamo pagando noi oggi. Paola, se vuoi aggiungere qualcosa alle parole che aveva detto. Pronto? Sì, dottore, mi sente? No, non mi sente dottore, è offline tra l'altro. Paola, se vuoi aggiungere tu qualche considerazione rispetto a questa impostazione, e soprattutto sono più di 16.000 le persone che hanno aderito a questa iniziativa dello sciopero totale della fame e della sete per un giorno, sono carcerati, sono politici, persone autorevolissime, ma sono anche carcerati, parenti dei carcerati, poliziotti, docenti universitari, avvocati, penalisti, eccetera. Quindi una mobilitazione veramente parlamentare, veramente straordinaria. Sì, in questo senso i radicali sono stati grandi, nel senso che sono riusciti a far parlare di questo argomento, malgrado non se ne voglia parlare, insomma. Il punto è che purtroppo l'adesione a questo tipo di iniziativa, che può essere anche solo formale, basterebbe che fosse solo formale, è sempre ristretta agli addetti ai lavori. Mi spiego, cioè ci sono sì i detenuti e i parenti dei detenuti che sono quelli più direttamente interessati, ci sono il volontariato penitenziario, ci sono gli avvocati, però il problema è appunto che questo tipo di problemi non vengono poi realmente recepiti dal resto della popolazione, che secondo me invece è molto importante portarli all'attenzione della gente, della gente comune, insomma, di quelli che poi fanno opinione pubblica. Perché molto spesso le resistenze, cioè un certo tipo di società è già di per sé sensibile a queste tematiche. E il problema è quello di allargare la sensibilizzazione rispetto a questo. Ecco, per questo è un lavoro, secondo me, che è ancora tutto in salita, tutto da iniziare. Ecco, questo io la vedo molto,
da un punto di vista dell'informazione non la vedo molto rosea, insomma. Credo che l'informazione abbia un grandissimo demerito da questo punto di vista, insomma. Ecco, è tornato il dottor Anastasia. Dottore, era caduto il collegamento, quindi l'ultimo suo concetto non si era sentito. Pronto, dottore, mi sente? No, ci sono dei problemi. Infatti è caduto il collegamento, ritornerà. Sergio, se vuoi aggiungere tu qualcosa e soprattutto riflettere su come evidentemente questa che è una questione ormai, è una questione che riguarda la stessa civiltà del nostro paese. Cioè la situazione delle carceri veramente costituisce la cartina di tornasole di quello che è lo stato di diritto e della legalità del nostro paese, cioè è allo sbando totalmente. E cosa pensi che si possa veramente fare, oltre a tutto quello che la mobilitazione straordinaria che i radicali stanno facendo, coinvolgendo tantissime persone, tantissimi soggetti anche istituzionali, cos'altro pensi che si debba fare, come pensi che debba proseguire questa lotta, questa battaglia? Ma è evidente che anche rispetto a quello che diceva Paola, che giustamente notava che è una mobilitazione che si limita per ora, ma tutta la prima parte della trasmissione, delle cose che abbiamo detto, ne rendono, come dire, una ragione. Agli addetti ai lavori limitate, ed è miracoloso che ci siano migliaia di persone che decidano non soltanto di sottoscrivere l'appello per la giustizia, per l'amnistia, non per i carcerati, ma direi neanche per le vittime della ingiustizia quotidiana o della mancata amministrazione della giustizia, che è il vero problema, ripeto. Circa 10 milioni di processi pendenti nel settore penale e civile costituiscono una violazione patente dello Stato di diritto nel nostro paese, ma per la Repubblica, perché quindi a un'amnistia, il titolo di quell'appello è l'amnistia innanzitutto per la Repubblica, cioè per un paese che rispetto agli standard internazionali, rispetto alle convenzioni nazionali, il patto internazionale sui diritti civili e politici, la convenzione europea sui diritti dell'uomo, oltre che la Costituzione italiana, è letteralmente fuori legge, in quanto tale lo Stato italiano, quindi non la giustizia, ma lo Stato italiano viene condannato ripetutamente dall'organo di controllo di amministrazione sovranazionale. Tutela dei diritti umani, cioè dalla giustizia europea, dalla Corte europea di giustizia, viene condannato come se fosse, per quante volte condannato ogni anno, sono decine di volte, per come si comporta nelle carceri, per come si comporta nei tribunali, come se fosse un delinquente non soltanto abituale ma professionale. Noi sappiamo che in Italia chi commette un reato e poi reitera quel reato più volte viene un po' marchiato a vita, non c'ha più. Se c'è un indulto, e l'ultimo indulto, sono stati esclusi proprio i delinquenti abituali e professionali. Ebbene, lo Stato è un delinquente abituale e professionale, come tale dovrebbe non essere ammesso a nessun beneficio dal punto di considerazione di Stato di diritto. Da parte della non soltanto della giustizia europea, dalla comunità internazionale. Quindi la situazione è questa, rispetto poi al fatto che la nostra mobilitazione è limitata agli addetti ai lavori. Beh, è evidente che se fossero state, come dire, non solo trasmesse nei telegiornali qualcosa è passato, ma non la testualità del discorso, le parole del Presidente della Repubblica, beh, queste le sue parole avrebbero fatto, non solo raggiunto l'opinione pubblica italiana, ma avrebbero fatto riflettere, quindi questa mobilitazione non sarebbe limitata alle poche migliaia di persone che in questi giorni hanno aderito all'iniziativa
oggi dello sciopero della fame della sete, perché, come dire, negare all'opinione pubblica la conoscenza dello stato in cui versa la Repubblica italiana, lo Stato italiano, siamo sommersi. Ecco, Sergio non si sente più, ormai oggi siamo veramente falcidiati da questi problemi tecnici dovuti alla banda larga. Ecco, intanto è tornato il dottor Anastasia. Dottore, ci sente? Neanche il dottore. Paola, io ho visto che tu sei del... Sì, pronto dottore, mi sente? Niente, questo è un altro degli scandali di questo paese, l'assenza e che ci tiene lontani anni luce dagli altri paesi civilmente evoluti, è lo stato della banda larga. Siamo arretrati, non siamo molto arretrati in tutti i sensi. In tutti i sensi. Paola, io volevo chiederti invece, Ristretti Orizzonti è un'associazione che è nata all'interno del carcere Due Palazzi di Padova ed è un'associazione che tiene il polso di quella che è la situazione all'interno del carcere attraverso gli stessi carcerati. Ci vuoi raccontare come si sta vivendo proprio all'interno delle carceri questa mobilitazione, come viene, quali sono le notizie che trapelano, quali sono che riescono ad arrivare ai carcerati? E allora, guarda, sì, io ti dico solo una cosa, ti porto solo un esempio, che è una lettera che ho ricevuto via fax giusto ieri, venerdì, da parte del rappresentante dei detenuti della casa circondariale, perché noi lavoriamo al penale, sì, noi lavoriamo alla casa di reclusione come posso dire, come redazione, però c'è anche a Padova c'è anche un grosso carcere circondariale che ha dei problemi che forse sono ancora più pesanti di quelli del penale. E questo il rappresentante, o colui che è stato eletto rappresentante dei detenuti appunto del carcere, ci ha mandato questo fax a sue spese con un sacco, immagino, di difficoltà, anche perché non so se voi conoscete un po', però è praticamente impossibile comunicare. Spiegale queste cose con l'esterno. I detenuti hanno solo le lettere epistolari, quelle classiche, sì, col bollo e la francobollo. Non è possibile, ad esempio, inviare un'email, giusto? Non esiste. È proprio assolutamente vietato l'uso di internet in carcere. Però questo signore mi ha mandato via fax questa lettera pregandoci come redazione di metterci in contatto con loro in qualche maniera per dare notizie. Loro hanno aderito tutti quanti, sono 189 firme di adesione allo sciopero di oggi da parte dei detenuti della circondariale. E di Padova. Questo è il loro problema, di Padova, certo, si parla di Padova. E il problema è proprio questo, che non hanno notizie. Certo. E siccome la loro unica finestra sul mondo è la TV, perfetto, non hanno notizie, non sanno nulla. Esatto. Paola, mi permetto di interromperti perché sei la persona che ha il collegamento a DSL migliore. È tornato il dottor Anastasia che ha problemi con la DSL evidentemente, ma non per colpa sua. Dottore, se non so se è riuscito a seguire più o meno il dialogo che c'è stato prima, se vuole dire appunto la sua opinione sulla questione informazione, sulla questione discorso, messaggio del Presidente della Repubblica, eccetera. Le lascio la parola sperando che non cada la linea. Sì, io penso che il problema sia che in questo paese non esiste una cultura istituzionale degna di questo nome e quindi le parole del Presidente della Repubblica possono valere nulla, così come le decisioni della Corte Europea dei Diritti Umani. Allora è vero che noi dobbiamo rivolgerci a un'opinione pubblica larga, dobbiamo anche sapere che molto probabilmente, diciamo, la gran parte delle nostre conquiste civili non sarebbero mai state ottenute in un'opinione pubblica larga. Dottore, mi senta? Niente, nuovamente mi sa che è caduto il collegamento di nuovo. Allora Paola, stavi dicendo appunto di questo. Dottore, mi sente? No, è caduto di nuovo il collegamento. Paola, allora, scusa l'interruzione di prima, stavamo appunto dicendo che l'unica informazione che i detenuti riescono ad avere è quella che gli giunge attraverso la televisione. Quindi un'informazione assolutamente distorta, voglio dire, lo possiamo sapere, se uno solo ha la possibilità di andare in internet
ha un'informazione un minimo più completa attraverso la TV, veramente si sanno poche cose e anche si sanno male. E come diceva Delia prima, con assoluta ragione, è chiaro che se i TG avessero trasmesso i punti salienti del discorso del Presidente della Repubblica, l'opinione pubblica probabilmente sarebbe stata colpita in modo diverso rispetto a questo tema, anche perché c'è un problema proprio di, come posso dire, l'opinione pubblica ha un problema, non è chiaro quali sono i reali problemi, i reali perché del sovraffollamento delle carceri, per esempio, cioè queste ultime legislazioni assolutamente assurde rispetto alla clandestinità o rispetto la Bossi-Fini, ai reali, la Fini-Giovanardi, quelle sono le tre leggi che hanno praticamente sì, riempito le carceri di poveracci, peraltro mica di persone che hanno le possibilità di pagarsi dei buoni avvocati. Quindi voglio dire, il carcere è diventato discarica sociale, ma c'è un motivo chiaro. Quindi basterebbe per iniziare mettere mano a quelle due o tre leggi, togliendo il reato, togliendo tutta una serie di reati che sono assurdi, e già ci sarebbe, come posso dire, si risolverebbe una parte di problema. È chiaro che però al punto in cui siamo l'unica via è l'amnistia. Cioè, io sono assolutamente d'accordo con Pannella rispetto a questa cosa, anche perché c'è un'amnistia sommersa, un'amnistia di classe di cui non si parla, che sono le prescrizioni, insomma, certo, di fatto. E quindi la prescrizione se la può permettere chi può permettersi dei buoni avvocati che tirino a lungo il processo. Cioè, è come posso dire, sono delle cose semplici da capire, che però in qualche modo vengono distorte quando è il momento di trasmetterle all'opinione pubblica. Ecco, dottore, mi sente, dottore Anastasia? Sì. Ecco, no, sì. Ci stavamo soffermando, purtroppo il suo collegamento a DSL non è perfetto, quindi ogni tanto cade la comunicazione, proprio sulla questione amnistia, e appunto Paola Marchetti stava sottolineando come il fatto che vi sia in Italia un'amnistia strisciante, quasi di classe, cioè fatta dovuta alle prescrizioni, come invece sia contrastato addirittura il discorso di una amnistia legale, cioè di una legge sull'amnistia. Come la vede lei? Ma io penso che sia una necessità, come lo fu nel 2006, di fronte appunto alla impossibilità di governare il sistema penitenziario nelle condizioni attuali. E quindi, diciamo, da questo punto di vista sia anche un fatto di giustizia, perché è evidente che nel non funzionamento della giustizia penale c'è una parte delle persone che sono a giudizio che godono appunto di determinate tutele, di determinate possibilità, tra cui anche quella della cosiddetta amnistia mascherata, l'amnistia di fatto, l'amnistia di classe, di cui invece molte altre persone, cioè quelli che sono quotidianamente in galera, diciamo, non godono mai. Ecco, allora, un atto di giustizia è riequilibrare queste differenze. Ma riequilibrare queste differenze è il primo passo, ovviamente, per una riforma complessiva del sistema di giustizia penale. Certo. Ecco, rispetto, parlando adesso invece dell'associazione Antigone, che è sicuramente vicina alla realtà carceraria, come è vissuta questa mobilità? Cioè, innanzitutto, parlavamo prima con Paola, appunto ci diceva che per il fatto che i detenuti hanno come unica fonte di informazione la televisione, chiaramente non sono a conoscenza del volume della mobilitazione in corso per l'amnistia e del fatto che ad esempio oggi ci siano 16.000 persone in sciopero totale della fame e della sete. Ecco, rispetto a questo, l'associazione Antigone, che anche lei vicina alla realtà carceraria come Ristretti Orizzonti, quali informazioni riesce a darci rispetto a quella che è la realtà carceraria, come viene vissuta all'interno delle carceri questa mobilitazione, se è conosciuta? Ma io credo che ormai sia abbastanza conosciuta, perché, come si sa, è una mobilitazione che dura da qualche tempo, diciamo, nel senso che oggi arriva la giornata di sciopero della fame e della sete,
ma diciamo è una mobilitazione che dura ormai da settimane, da mesi, diciamo. E questa cosa, per quello che noi vediamo, diciamo, nelle relazioni che abbiamo con i detenuti, che si svolgono prevalentemente per corrispondenza, purtroppo, come si usa in questo paese, tecnologicamente arretrato, per corrispondenza postale scritta, diciamo, ecco. E mi pare che appunto nelle carceri questa mobilitazione si sappia, c'è grande attenzione a quel che si muove, e ovviamente tra coloro che in carcere hanno una maggiore consapevolezza di sé, del proprio ruolo, di ciò che possono fare, dei propri diritti, insomma, questo ovviamente è un limite che inevitabilmente pesa, quindi non si può pensare a una mobilitazione o un'attenzione di massa in carcere, ma un'attenzione diffusa sicuramente c'è. C'è il rischio, questa è una domanda che rivolgo a tutti e tre, partendo da Sergio De Via, c'è il rischio che la situazione di stress dal punto di vista dello Stato di diritto che pervade il sistema giustizia e il sistema carcerario italiano esploda in manifestazioni di violenza? C'è questo rischio, Sergio? Sergio è caduto, pronto? Sì. Non ti sentiamo, Sergio, prova una... Prego. Io vi almeno qui non mi dà il segnale che... Sì, sì, adesso ti sentiamo, adesso ti sentiamo. No, dicevo, non ci... Io no, perché a differenza la pratica è immatura, incapace, o altrimenti detto capace di tutto. Se ci sono gli addetti ai lavori, diciamo, del settore giustizia carcere, poi nel Parlamento, nella classe politica ci sono gli addetti ai lavori, cioè coloro i quali, come dire, nutrono sentimenti di vendetta o qualcuno, diciamo, sentimenti di vendetta di fronte a fatti criminali particolarmente efferati, sono quelli che appunto reagiscono, no, con livore a situazioni che sono, diciamo, fisiologiche, proprie di una società nella quale le cose non è che vadano bene, quindi sicuramente la criminalità cresce a fronte di una, da un lato, criminalità politica che è del tutto evidente, considerato anche le condanne che il nostro paese in quanto tale riceve dalla giustizia europea. E poi rispetto alla crisi economica è evidente che c'è non è il clima ideale, insomma, per nutrire comportamenti, diciamo, alla massima legalità. Ciò nonostante, nelle carceri si registra invece una maturità di comportamenti e da contemplare cui se politica parre esempio. Se un merito c'è nella lotta di Pannella, proprio perché viene condotta all'insegna della non violenza con lo sciopero della fame o lo sciopero della sete, beh, diciamo, un valore anche, termine brutto, educativo rispetto alle forme della lotta per risolvere le piccole, grandi, da piccoli, dall'intera comunità penitenziaria che è fatta non solo di detenuti ma anche di semidetenuti, che sono poi gli agenti di polizia penitenziaria, gli agenti di polizia, i direttori. Non è un caso che in questa giornata di oggi scioperano, fanno il digiuno della fame della sete, non soltanto detenuti ma anche operatori. Sì, che è esclusivo della lotta, non la lotta di chi è, cioè è raccolto nei comportamenti mondiali. Certo, chi non ce la fa, per la più che violenza nei confronti di altri, chi come dire è stato nella disperazione più intollerabile, allora questo stato di disperazione
non coltivando la speranza, essendo dando corpo alla speranza, ma eliminando questa speranza, uccidendo se stesso oppure violentando il proprio corpo. Il fenomeno dei suicidi nelle carceri, che sono molto, molto più in una società così esterna e libera, è sintomo di questo. I fenomeni di autolesionismo nelle carceri, che certo possono aumentare in situazioni non solo di disperazione, ma anche di situazioni intollerabili come quelle che possono essere nel sovraffollamento, dello stare in cella senza lo spazio minimo vitale secondo gli standard europei. Beh, però sempre meno in questi, direi, decenni la violenza, le rivolte, la violenza contro soprattutto il nemico, tra virgolette, no? Quello che immediatamente si trova davanti come rappresentante di uno Stato che ti ha costretto in questa situazione strutturale di tortura. Beh, già questo io credo che vada apprezzato. Quindi la tua domanda, dico no, come li abbiamo conosciuti a metà degli anni 70, violenza di rivolta nelle carceri, io credo non ci saranno, anche perché la popolazione detenuta e soprattutto il ruolo di supplenza che gli operatori penitenziari hanno esercitato in questi anni, nei confronti invece delle inadempienze dello Stato, della pubblica amministrazione, il combinato disposto delle due cose, maturità nei comportamenti dei detenuti e ruolo strepitoso degli operatori penitenziari in una situazione che li vede anche loro vittime della stessa situazione strutturale di tortura, beh, questo cosa mi fa dire che no, non ci saranno episodi di questo tipo. Purtroppo invece è possibile che ci siano gli episodi di una violenza rivolta verso se stessi, che riguarda non solo i detenuti, perché tra i suicidi in carcere o immediatamente fuori dal carcere, perché chi ha possibilità di uscire fuori dal carcere come un agente di polizia penitenziaria, beh, gli omicidi e gli suicidi tra gli agenti ci sono pure stati, e non sono normali, considerato la media, diciamo, tra gli operatori della pubblica amministrazione e della pubblica sicurezza. Se tra i detenuti sono 20 volte di più che rispetto ai liberi, ai cittadini liberi, tra gli agenti di polizia penitenziaria, credo che siano molti di più nella media rispetto, che ne so, agli altri agenti della pubblica sicurezza o della pubblica amministrazione. Ecco, dottor Anastasia, mi sente? Sì. Ecco, se anche lei appunto può rispondere alla stessa domanda, cioè nonostante questa situazione drammatica nelle carceri, eppure come sottolineava Sergio De Via, la reazione, diciamo la risposta di chi è detenuto non va verso la violenza, ma va piuttosto verso azioni non violente. Questo è indice, insomma, di qualcosa di importante, no? Sì, questo ormai lo diceva bene Sergio De Via prima, è un'esperienza consolidata in Italia da molti anni. Non solo da molti anni i detenuti sono costretti a condizioni di detenzione ignobili, ma da molti anni capita che svolgano attività o manifestazioni di protesta, e tutte e comunque ed esclusivamente nel senso di forme di protesta non violente. La violenza, certo, c'è in carcere come c'è in qualsiasi luogo umano, diciamo, c'è nel solo fatto che è una pena, diciamo così, per sé violenta, quella della privazione della libertà, ma diciamo così, non si manifesta mai nelle forme di legittima protesta da parte dei detenuti nelle loro condizioni di detenzione. Da questo punto di vista, devo dire, l'esperienza che abbiamo da molti anni a questa parte è un'esperienza che dimostra che i detenuti hanno una maturità che spesso i nostri rappresentanti istituzionali non hanno allo stesso livello, cioè di rispondere adeguatamente alle, come dire, alle urgenze, alle condizioni in cui vive, in cui si vive, diciamo. E quindi da questo punto di vista devo dire che appunto possiamo star tranquilli. Questo non esclude ovviamente tutto quello che ha detto prima Sergio De Via, e cioè il fatto che le condizioni di sofferenza possano manifestarsi
in altre forme violente contro se stessi. E questo pure è un altro discorso su cui bisogna discutere, lavorare e su cui e per cui è necessario prendere iniziative anche le più necessarie e urgenti come quelle di cui stiamo discutendo oggi. Certo, Paola. Sì, io credo che sia Sergio che il professor Anastasia abbiano già detto tutto. Io riporto solo una frase che ho letto sempre sulla segna stampa di un del rappresentante del sindacato della polizia penitenziaria che dice proprio: il sistema tiene grazie al senso di responsabilità dei detenuti, perché vista la situazione, visto tutto come si vive nelle carceri, i detenuti hanno dato dimostrazione di un grande senso di responsabilità. Purtroppo però appunto il numero dei suicidi o degli atti di autolesionismo è in crescita costante, per cui questa è la vera tragedia forse in questo momento. Il problema appunto è che non bisogna aspettare che ci sia un'insurrezione carceraria da parte di tutti quanti i detenuti per fare qualcosa. Cioè, io non credo che si stia andando incontro al rischio di una vera insomma, reazione violenta da parte dei detenuti, anche se qualche piccolo atto insomma accade. L'altro giorno mi pare una detenuta che si è scagliata contro un agente insomma che l'ha aggredita eccetera, però sono casi sporadici dovuti secondo me a delle forme di stress poi che diventano insostenibili appunto. Però sappiamo bene insomma che dopo l'introduzione della legge Gozzini anche come posso dire, la violenza nelle carceri si è quasi scomparsa, come diceva un nostro redattore che purtroppo è mancato lo scorso anno per una questione di mala sanità in carcere. È più facile vedere una rissa fuori da una discoteca che non dentro in carcere, insomma, per cui io non credo che accadranno degli atti, degli avvenimenti estremamente violenti. Il problema appunto è che comunque è una situazione che va risolta, lo Stato è assolutamente nell'illegalità più assoluta, siamo un paese che ogni due o tre mesi viene condannato per qualche cosa che riguarda la giustizia oppure il circuito penitenziario. Siamo l'unico paese che non ha una legge contro la tortura, perché se ce l'avesse probabilmente l'istituzione penitenziaria sarebbe condannata a reato di tortura, perché effettivamente far vivere 3-4 persone in 10-11 metri quadri è una tortura effettiva, insomma. Per cui io sì, non credo che ci saranno delle rivolte di quelle epocali, però non aspettiamo insomma che succeda qualcosa di grave, anche se, come ripeto, vedo che l'istituzione o comunque gli operatori, non l'istituzione, gli operatori, quindi agenti penitenziari, operatori, direttori, appoggiano questo sciopero, significa che insomma c'è una, come posso dire, una certa, non dico unione, ma insomma un accordo sui problemi da risolvere da una parte e dall'altra, sia dalla parte del detenuto che dalla parte degli operatori in carcere, insomma. Bene, purtroppo siamo giunti alla scadenza del nostro tempo, perché incombono le altre trasmissioni di TV Radicale. Io mi scuso con i nostri ospiti innanzitutto per i problemi tecnici che abbiamo avuto, che ci hanno ridotto di un quarto d'ora la trasmissione. Sicuramente ci saranno altre occasioni, io lo spero veramente, per avere nuovamente come nostro ospite il professor Stefano Anastasia e Paola Marchetti dell'Associazione degli Stretti Orizzonti e sicuramente anche Sergio De Via. Il tempo a nostra disposizione si è esaurito. Un'ultima considerazione di un minuto vorrei lasciarvi per chiudere la trasmissione. Sergio. Guarda, io, perché poi in questa trasmissione certo che c'erano anche implicite le proposte di soluzione. L'amnistia il primo passo, vero?
il primo passo l'amnistia. È propedeutico a qualsiasi ipotesi o proposta di, come dire, di soluzione poi strutturale del problema e della giustizia e delle carceri. Serve innanzitutto a liberare i tribunali da quella massa enorme di processi che non riesce a trattare, di portare ad un regime non da appunto dittatoriale in cui si praticano la tortura, non perché ci siano dei torturatori nelle carceri, ma ci sono le condizioni strutturali di tortura, ma un regime ordinario di amministrazione della giustizia. E l'amnistia deve essere grande, deve essere ampia, deve liberare almeno di un terzo il carico pesantissimo che blocca l'amministrazione della giustizia nei nostri tribunali. Poi è evidente che tutte le proposte convergono verso una soluzione: l'amnistia di per sé non sarebbe sufficiente, la depenalizzazione, una riforma radicale delle leggi sulla droga, sull'immigrazione, cioè il combinato disposto di molte misure rispetto alle quali l'amnistia è propedeutica, è quella senza la quale tutto è bloccato. Ebbene, è chiaro, la degiuridificazione di alcuni comportamenti. In Italia abbiamo comportamenti che vengono considerati reato senza che ci sia la vittima poi di quel comportamento reato, no? Sono i cosiddetti reati senza vittime, che andrebbero semplicemente aboliti, cioè laddove non c'è l'autore di un reato che sia persona diversa dalla vittima del reato stesso, ma coincida nella stessa persona. Il caso clamoroso del consumo di droga, cioè qual è la vittima se non il consumatore stesso? Certo, poi si dice che in realtà per il semplice consumo non si finisce. Non è vero, che dipende quanta roba ti trovano addosso, poi in galera ci finisci. Oppure lo status puro e semplice di immigrato non regolare, di cui non c'è la vittima, semmai è l'immigrato vittima di se stessa, di una situazione dalla quale fugge, che sia di fame, di guerra, di regime totalitario, per cui semmai lui è la vittima di un reato e non certo lui l'autore di un reato che ha altre vittime. Ma voglio dire, le misure alternative, che come diceva Paola in Italia non ci sono più, nonostante la Gozzini sia stata una legge, come dire, antirecidiva, perché chi ne ha usufruito, insomma, all'80% almeno non è ricaduto poi nel commettere reati, quindi è una misura volta non di benevolenza o di buonista, no? Ma semmai volta a garantire maggiore sicurezza sociale. Già si riattivasse la Gozzini nei termini in cui ma anche le misure della Gozzini stessa, che siano decise non da un tribunale di sorveglianza o da un magistrato di sorveglianza, ma siano, come dire, stabilite al momento del processo, della sentenza, come misura direttamente alternativa alla detenzione. Cioè sarebbero molte le cose, ma tutto è bloccato dalla situazione in cui versano i tribunali e le carceri italiane. Bisogna, con l'amnistia grande e con l'indulto, riportare tutto, ripristinare, ecco, una legalità innanzitutto nelle istituzioni, prima che nella società. Questo è il senso di questa battaglia di Marco Pannella e nostra, e delle associazioni come Ristretti Orizzonti, come Antigone, come il Detenuto Ignoto, come, insomma, ma ripeto, i sindacati di polizia penitenziaria, i sindacati dei direttori delle carceri, che non hanno neanche un contratto che io sappia. Io ho partecipato qualche settimana fa, un mese e mezzo fa, a una manifestazione dei direttori sotto il Ministero della Pubblica Amministrazione per chiedere che cosa? Già loro che sono costretti a un lavoro davvero umiliante rispetto al dettato costituzionale e della stessa legge, dello stesso ordinamento
penitenziarie già fanno questo ruolo, svolgono questo ruolo di supplenza rispetto alle carenze dello Stato, non hanno neanche un contratto, a meno che non l'abbiano fatto qualche giorno fa, mi è sfuggito. Ebbene, questa è la situazione nella quale ci troviamo e, ripeto, della quale sono vittime non solo i detenuti o gli imputati o le vittime del reato, ma di cui sono vittime tutti i cittadini, perché se non funziona la giustizia in un paese, non funziona un pilastro della vita civile di un paese, cade, crolla il pilastro per cui si sono edificati, su cui si sono edificati gli stati. Gli stati si sono edificati proprio sulla giustizia, sull'amministrazione della giustizia. Non è un caso che un grande pensatore, filosofo, limitatamente alla questione delle carceri, dice: beh, non mi fate vedere i palazzi di un paese, i palazzi del potere, fatemi visitare le carceri per, e poi deciderò Voltaire. Se quello Voltaire. È un paese civile oppure no. Voltaire, certo. Certo. Professore, prego, lei la parola, un'ultima considerazione finale anche sulla base di quello che ha ascoltato da Paola e Sergio D'Elia, da Paola Marchetti e Sergio D'Elia. Ma io posso solo unirmi alle cose che hanno detto, sperare che questa battaglia arrivi a un risultato, che arrivi a un risultato per riportare a condizioni di civiltà le nostre carceri e più in generale il sistema di giustizia, perché sono convinto che se così sarà, se così riuscirà ad essere, nel complesso questo paese sarà un paese più civile. Ecco, quindi è una battaglia che noi facciamo per i detenuti che soffrono nelle condizioni che soffrono, ma lo facciamo appunto volontariamente per il nostro paese. Bene, Paola, una tua ultima considerazione di chiusura? Guarda, io sono assolutamente d'accordo con quello che hanno detto sia Sergio che il professore, perché sì, la civiltà di un paese si vede attraverso la condizione delle carceri, e noi non siamo un bel esempio di civiltà, ecco, quindi l'unica cosa è sperare che queste battaglie portino realmente a dei cambiamenti, insomma. Del resto, se non lo sperassimo, non le faremmo queste battaglie, certo. No? Ecco, per fortuna vive ancora la speranza, insomma, almeno sì, quella è una cosa che non bisogna perdere mai, assolutamente. Bene, io ringrazio il professor Stefano Anastasia, Paola Marchetti dell'associazione Antigone, Paola Marchetti di Ristretti Orizzonti e Sergio D'Elia dell'associazione Nessuno Tocchi Caino per la loro partecipazione. Ripeto, ci saranno altre occasioni. Intanto la registrazione di questa trasmissione sarà disponibile da domani su YouTube e sul nostro sito www.tvradicale.it, quindi tutti coloro che si sono collegati in questo momento avranno la possibilità di rivederla dall'inizio. Ringrazio nuovamente i nostri ospiti, chiudo il collegamento con i nostri ospiti, ritorno nello studio e ci prepariamo per il prossimo collegamento che abbiamo previsto in palinsesto, ed è il collegamento con Marco Beltrandi, l'onorevole Marco Beltrandi. Il titolo di questo spazio è Rai Set e dintorni.